Ciao a tutti ragazzi, bentornati con questo nuovo cast. Io sono Blackfrost, oggi vi porto uno ZVP ZP che vede al lato Protoss il buon vecchio Bowman, che mi ha visto precedentemente perdere contro Polt. Vedremo se oggi va la sua rivincita contro Lil Shark, questo zerguccciolo. Questo era il terzo replay che vi dovevo portare, invece è stato il secondo perché era il replay che mi mancava, non mi ricordavo il titolo, ma come ultimo replay volevo portare quello di Ash che vi avevo preannunciato precedentemente. Un PvZ, non vedo tantissimi PvZ ed è ovviamente il matchup in cui sono meno informato. Addirittura conosco meglio lo ZvZ e il PvP, però è un matchup che mi è sempre piaciuto guardare. Lo trovo abbastanza interessante. Voglio vedere come si è evoluto sull'Hotler, quindi oggi andiamo a vedere questa parte tosta. Normalmente abbiamo uno Zerg che va ad expare con la posta e poi l'espansione, mentre questo Zerg va a fare espansione e poi credo ovviamente possa GL again. Ah, probabilmente questo era un rematch fra i due, o un no, credo fosse un rematch, non era un secondo round. Partenza macro super mega iper extra macro dello Zer, che va a buttare giù due basi in più con un'arroganza incredibile. Dall'altra parte il Toss va a buttare giù la sua base di espansione, va a prendere questo gas e questo gas. Sono curioso di vedere come li satura, però non. Beh, può essere anche Oracle, vedremo. Portale. E finalmente scende la pozza per questo Zerg, che va proprio super mega macro. Non ci saranno push nel breve, però prendere queste due basi così velocemente fa sì che ci possa essere un push importante prima rispetto a essere andato di pozza e poi espansione. Quindi la partita, diciamo che nelle prime fasi, sarà sicuramente in mano al Toss, che qui decide di tenere due sonde su tre e basta. No, mette anche la terza. Ok, tre sonde su tre, tre sonde su tre. Quindi grande utilizzo del gas da parte sua. Non mi meraviglio di vedere Oracle o comunque Adepte, quindi unità abbastanza gas intensive, come più o meno tutte quelle del Toss. Però vediamo un po' se scenderà il portale stellare o altro. Intanto il Toss non è andato a chiudere assolutamente. Questi due giocatori stanno giocando con una confidenza nei loro mezzi incredibile, perché solo ora è partito lo scout da parte del Toss, e solo ora è partito lo scout da parte dello Zerg con questi Overlord. Ovviamente molto lenti arriveranno, tanto Toss che va di Adepte. Toss che non aveva nessuna paura di un rush iniziale dello Zerg, di con Zerglini con la velocità, e dall'altra parte lo Zerg non aveva assolutamente paura di una proxata ignobile da parte del Protoss. Protoss, eccolo che scende con il portale stellare, come avevo ben preannunciato, e che ora, mentre lo Zerg sta andando semplicemente a fare droni, proprio la sua idea è quella di vediamo cosa fa l'avversario con questi miseri Zerglini, tre Zerglini, e poi andiamo a fare droni come se non ci fosse un domani. Facciamo Roach, andiamogli nella faccia. Adepte possono far male queste adepte. Vediamo se lo Zerg ha le regine, che sono un ottimo counter. Non ha messo giù nessun impalatore. Decide di difendersi solo con queste regine. Le adepte possono far male. E comunque diciamo che sono adepte prettamente da scout, per vedere un po' come la situazione dello Zerg. Che butta giù quarta. Mamma mia, questo Zerg incredibilmente greedy. Va a prendersi Geyser di Vespene, 4 Geyser di Vespene alla volta. Vediamo, 4 Geyser di Vespene possono essere anche muta. Sicuramente non è quella giocata particolare che si vede fare con il Verbenaidus, lì mi sembra se ne vogliono 3. E vabbè, queste adepte hanno fatto un po' di kill, 2 kill questa, forse una 2 kill ha fatta anche l'altra. Poi arrivano gli Zerglini e le adepte diventano completamente inutili, ma le adepte erano un preludio per prendere terza base, quindi una motivazione per far restare lo Zerg in base. Zerg che ha scoutato grazie a questo Overlord. Protoss che va a produrre, ha finito la produzione dell'Oracle. Scende il lanciaspore da parte dello Zerg, che ha visto probabilmente arrivare l'Oracle. Sì, più che visto. Guarda che bel posizionamento degli Overlord da parte dello Zerg su questa linea, uno qua dietro, eccetera. Ha visto benissimo arrivare l'Oracle, butta giù lanciaspore per base, qui no perché non ci sono
lavoratori, la resina comunque tiene bene contro oracolo e questo oracolo non potrà fare grosse kill. Stiamo andando verso, cioè è una partita veramente molto statica, dove i due giocatori si stanno preoccupando più che altro di macrare, e questo oracolo non va perso assolutamente anche perché ha fatto 0 kill, sarebbe una perdita incredibile. Tosca va a buttare giù, consiglio di crepuscolo, forza. Mentre dall'altra parte lo Zerg si sta occupando di espandere il creep, fare qualche scoutata con i suoi zerglini tanto per dare un po' danno, ricerca della speed, quindi siamo attorno ai 6 minuti, ancora lo Zerg non ha la speed avviata. Invece di questo Oracle forse sarebbe stato meglio far Phoenix per togliere un po' di visuale allo Zerg. Carica per gli zeloti, quindi queste adepte verranno sostituite dai Charged Zealot. Oracle che non ha veramente fatto granché, guarda di stasi. Che volevo dire? Questo Mothership Core è ovviamente molto utile allo Zerg al Protosphere, andrà a fare dei Photon Overcharge sui piloni e andarsi ovviamente a difendere. Qui ha voluto proprio murare il Tostos, che sa che fra poco arriverà un pushettino da parte dello Zerg che ha preso la sua macro, l'ha consolidata tranquillamente. Il Tostos non gli ha rotto le palle più di tanto, cosa che secondo me invece avrebbe dovuto fare con Adept eccetera. Antro delle Idralische, ci stiamo avviando verso una composition di Blatte e Idra solita. Va a evolvere gli Overlord in custodi, ovviamente per avere più scout. Comunque i custodi ci vogliono, più si va in là con la partita, aumenta la velocità, possono fare come si chiamano, gli schifi di mutaforma, eccetera. Poi ho visto usare anche delle contaminazioni in modo che voi umani non potete neanche immaginare. HT, la risposta del Protoss, quindi Storm e Blink. Ah no, unisce. No, va a fare Storm, va a fare Arconti. Arconti che sciolgono le Idralische solo guardandole, un po' meno efficaci contro le Blatte. Intanto questo antro delle Idralische in evoluzione per avere l'antro delle Cryptolische, e queste Cryptolische fanno veramente malissimo la terra, almeno sono qualcosa di inumano. Sono dei tank, ma dei tank super mega cazzuti, dato che comunque il loro DPS è maggiore di quello di un tank ed è soprattutto continuo, fa danni in linea retta, è molto particolare. Evolve tutte le idralische in criptolische e tutte le blatte in laceratori, quindi proprio utilizziamo le nuove unità di Lotv perfettamente. Nuove unità che si sono ben integrate quindi in questo meta, nel PvZ. Secondo me, questa è una cosa che dirò in un altro video, non me la spoilerò in questo. Produzione di immortali, produzione di oracoli. Qui vediamo un po' come si è messi con i potenziamenti. 1-1 per l'attacco per entrambi. Cryptolisk giù. Qui non sarà facile. Tosk è andato a mettere questa quarta base. Questa quarta base è fondamentale nell'economia della partita. Se lo Zerg la tira giù ha vinto, se il Tosk riesce a tenerla su. E con questo prisma fa buoni danni con gli zelote e può prendersi un'ottima vittoria. Quindi un Tosk che difende, cerca di attaccare in contropiede uno Zerg frontato totalmente all'offensiva. Si sta occupando di questi zeloti con cosa? Bellissimo, qui con i droni va a sorrondare la regina in modo che gli zeloti non possano colpirla. Gli zeloti vogliono attaccare solo la regina perché è l'unica unità che colpisce, i droni non colpiscono, quindi gli zeloti vanno a colpire, hanno priorità sulle unità che attaccano ovviamente. Bellissima giocata questa dello Zerg, il Lilshar, che sembra avere la meglio anche qua davanti. Ci sono questi zeloti che stanno facendo un male cane, ma le criptolische li devastano. Le blatte in più tengono molto bene, ma sono rimasti questi immortali che possono one-shottare le blatte e i vari alteratori. Sembra che lo Zerg si stia portando sempre più avanti, ma in base lo Zerg ha perso una completa Mineral Line, un'altra Mineral Line totalmente, quindi due Mineral Line che si sono andati. Siamo più o meno alla pari, mi sento di dire. Tutti e due sono su due basi, anzi addirittura forse il Toss è leggermente più avanti del suo avversario, però
Il suo avversario ha un esercito che ora potrà continuare a fare del danno. Non è tantissimo, insomma, del Shikori che può fare il sovraccarico fonico. E due Oracle che non hanno una counter. D'altra parte, la sola abilità corrosiva non basta a fermare Oracle. Quindi un Zerg che con queste idre è costretto a difendere base, perso un sacco di lavoratori. Credo solo questa mineral line attiva ha fatto anche un transfer di lavoratori, quindi probabilmente avrà una mineral line e mezzo, credo. Intanto questo Zelota cattivissimo sta cercando di tirare giù la Tana. Lo Zerg è costretto a forzare l'ingaggio davanti alla base del Tosk, che riesce a difendere sulla rampa, e questo è ovviamente un grosso vantaggio per lui. In più Blatte e l'Aceratore bloccati dalla guardia di Stasi, ecco, dalla guardia di Stasi. E partita complicata questa per lo Zerg. Il Toss, ora che si sente abbastanza confident, continua a mandare Zeloti come se non ci fosse un domani. Due basi tirati giù, ora si concentrerà probabilmente su questa base. Intanto Darkshire, e droppare Zeloti fa male, droppare DT fa ancora più male, dove in più non c'è neanche il lanciaspore, non ci sono lanciaspore, ci sono dei custodi che abbiamo visto all'inizio partita, ma da soli non basteranno a fermare questi Dark Templar, anche perché comunque sono utilizzati in fase offensiva per fare da scout allo Zerg. Zerg utilizza idre e criptolische in position da terra in questa, con marine e tank, se vogliamo, unità con un DPS esagerato, ma vedete, maggiori dei tank. Costretto a tornare in base in questo momento lo Zerg, chissà se avrà avvisato la presenza dei Dark Templar, e arriva il GG, dato che comunque non c'erano dei lanciaspore, sarebbe caduta tutta questa mineral line, lo Zerg non avrebbe potuto fare danni, perché comunque queste unità a breve sarebbero state fermate, lance del vuoto, immortali, Dark Templar in difesa, eccetera. E dall'altra parte avrebbe subito una quantità di danni veramente, veramente troppo ingente da riuscire a sopportare. Quindi vittoria del Protoss, un Protoss che ha difeso e attaccato in contropiede, come si suol dire, arrassando con quegli zeloti e facendo veramente... Quegli zeloti hanno portato a casa la vittoria, e una difesa in base al bacio ha permesso al Protoss di vincere la partita. Bene ragazzi, il cast per oggi si conclude qua. Io vi ricordo di mettere mi piace, commentare e iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. Noi ci vediamo con il prossimo cast. Ciao a tutti ragazzi!